Va bene, siamo tutti bastardi oggi. Cacirri. E cacirri. Oggi vi facciamo due liquidi di Shake and Bape, quelli Ice, giusto? Gli altri due nuovi presentati sì. A Verona. Altri due nuovi liquidi targati Shake and Bape presentati a Verona insieme al Capital Nuts, quindi sì. Mi raccomando, andate a vedere la recensione. Bastardi. Allora. Due rivisitazioni di due loro liquidi top. Già presenti, sì. Top. Ovviamente fuori c'è un caldo caino, hanno dovuto fare, non puoi svaparti dei cremosi noi con sì. 40 gradi, noi sì. Noi sì. Allora hanno pensato di fare la rivisitazione Ice del Devil Red Cup, sì, e del Biscuit Invader. Benissimo. Quindi hanno unito l'Ice a dei cremosi. Proveremo prima il Biscuit Invader. Pronti. Wotofu Profile. Ma c'è la frutta qua dentro. C'è il limone, il crema di limone. Ah, ecco. Torta. Lo proveremo su Profile, però con il cap da 22, ma con una coil complessa e perché non la mesh ci fa, vabbè, sa di limone, sa di limone. Benissimo. Si sente una piccola parte cremosa e limone. Tiralo. 45 watt. Coil complessa 0,35 45 watt. E tari ditta. Allora, devo dire che quando le ho provate al Vipitali me le ricordavo più ghiacciate. Beh. No, sono ghiacciato, è ghiacciato. Allora, devo essere sincero, comunque la torta, questa è una torta al limone, no? È una, il tortino al limone ghiacciato ci può anche stare, devo essere sincero. Ci sta, perché comunque il limone comunque è una cosa fresca, no? Alla fine, un sapore fresco, quindi ci sta. Però è veramente troppo ghiacciato per me. Alla terza svapata, anche qua, come abbiamo detto in un altro video, alla terza svapata mi ghiaccia troppo la gola e faccio fatica a svapare. Però devo essere sincero, l'ice insieme a un tortino al limone, come ho già detto prima, ci sta. Quindi io posso anche dargli un 7,5. E adesso sono alla quarta e quinta svapata, l'ice si fa sentire. Però devo dire che la cosa di abbinare l'ice a una parte cremosa, molto cremosa, è uscita bene, è uscita molto molto sì, bene. Sì, questo sì. E nonostante non piacendoci gli ice, io un bel 8 glielo do tutto. 8, 7,5. Passiamo al prossimo, che si chiama Devil. No, sì. Devil Red Cup. Pronti, eccolo qui, pronti. Vado alla nasca. Il ciotolone con latte, cereali e fragola. Un topping alla fragola. Io ci sento anche una piccola parte cremosa, lattosa, all'olfatto la percepisco. Latteria. Pixie Vapefly con il complesso da Flevo. Andate a vedere il video, basta. 45 watt. Benissimo. A me questo piace molto. A me questo piace molto perché mi piacciono i liquidi simili a questo con latte, cereali, fragola. Io avevo assaggiato anche quello normale. E quello normale per me ha da 9,5. Questo qui, essendoci l'ice, purtroppo a noi gli ice non ci piacciono, però un 9 se lo prende tutto perché è veramente veramente buono. Questo qui a me piace veramente veramente tanto, nonostante, come l'altro al limone, dopo la quarta quinta svapata il fresco dell'ice lo sentite. Non sono paragonabili agli ice malesiani, No, qua è proprio ghiaccio, proprio ghiaccio. Io qua, anche qua mi ha ghiacciato la gola anche questo. Però devo essere sincero, questo qua rispetto al tortino al limone che si chiama Biscuits Invaders, giusto? Questo qua mi smorza leggermente l'ice con questa crema, la fragola o quello che è, che mi sento un po' tutto dolce la bocca, quindi me la smorza un po' l'ice. Poco, veramente poco. Però anche qui il connubio ci sta, perché comunque è sempre frutta, quindi la frutta, anche se è cremosa, comunque c'è sempre della frutta. L'ice ci sta. Io però anche qua gli do 7,5, anche qua 7,45, un po' di più rispetto all'altro. Una crema, la fragola, io sento anche la parte di cereali in aspirazione, sentite proprio come i cornflakes. Se voi doveste prendere il latte freddo da frigo, ci mettete dentro i cornflakes e le fragole. Sì. Uguale, da quell'effetto lì. No, buono, è buono. Sto ice, no, 7,45, un po' più dell'altro. Vi abbiamo fatto vedere i due nuovi ice by Shake and Bape. Ripetiamo il nome: Devil Red Cup e Biscuit Invaders. Benissimo. Ice. Provateli, googolateli, fate quello che volete, tanto comunque sia, siete sempre dei
bastardi. Quindi, iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram, fermate la petizione, è sempre qua sopra, cioè qua sopra, qua c'è solo il logo, se cliccate non succede niente, però dovete andare sul sito eccetera eccetera. Recensiteci su favorito.it perché se no siete dei bastardi. Ci vediamo al prossimo video con la patata di Stefanello, qui sempre qui. Va bene, ciao.